Oggi nella puntata parleremo della definizione degli autovettori generalizzati. Procediamo. Prestate bene attenzione alla definizione. Allora, sia a una matrice che appartiene a Kn per n. Ovviamente abbiamo scritto il campo generico K. In generale intenderemo il campo dei reali, ma non è detto. Quindi mi sono permesso di scrivere Kr per n. Allora, noi diremo che il vettore W è un autovettore generalizzato, fate bene attenzione ora, di ordine m e di autovalore alfa per la matrice A, questa qua di partenza che abbiamo scritto, se e solo se la bagnata seguente. Ma prima di andare a vedere esattamente, vediamo di dettagliare leggermente le cose. M deve essere un numero naturale, quindi m appartiene all'insieme dei numeri naturali, e alfa, l'autovalore deve essere ovviamente contenuto nel campo nel quale stiamo lavorando, quindi generalmente K, però spesso noi utilizzeremo R. Ma andiamo veramente alla definizione. Allora, se e solo se, allora se M, l'ordine M, è uguale al naturale nullo, cioè uguale a 0, allora il vettore dovrà essere il vettore nullo. Se il vettore, se per m uguale a 0, il vettore uguale al vettore nullo, noi diremo che W è ovviamente un autovettore generalizzato di ordine 0 e di autovalore alfa per la matrice A. Mentre se m è maggiore di 0, quindi 1, 2 e via discorrendo, allora in questo caso noi diremo che W è un autovettore generalizzato di ordine m maggiore di 0, di autovalore alfa per la matrice A, se si verificano queste due condizioni. Adesso le leggiamo e poi le spieghiamo. La prima è che la matrice A meno alfa IN elevato alla potenza m, tutta questa matrice applicata al vettore W deve portare al vettore nullo, mentre A meno alfa IN elevata alla potenza immediatamente precedente, cioè m meno 1, immediatamente precedente alla potenza m, e applicato al vettore W, non conduce al vettore nullo. In poche parole, quindi, m in questo caso è il minimo numero intero per il quale si abbia questa linea d'ombra. Qua si annulla, qua non si annulla. È una definizione che è molto imparentata, se vogliamo, a quella che abbiamo già visto sulla molteplicità algebrica di un autovalore, come ben ricordate. Quindi questa è una definizione. Vediamo che in particolare noi abbiamo studiato precedentemente gli autovettori normali, primi, diciamo, della matrice. Primi in questo caso voleva dire che m, l'ordine, fosse uguale a 1. E vediamo che se noi applichiamo questo caso possiamo, perché m è uguale a 1, quindi è maggiore di 0, in questo caso quindi avremo qua 1, quindi possiamo anche non scriverlo, qua abbiamo 0, allora qua quindi in questo caso l'autovettore primo sarebbe quel vettore che azzera questo, e sappiamo che questo è vero, ma non azzera quell'altro. In questo caso A meno alfa IN elevato alla 0 è la matrice identità di ordine n, e quindi vuol dire che, ed è giusto così, coerente con quanto abbiamo detto precedentemente, che l'autovettore primo per una matrice A faceva sì che A meno alfa IN applicato al vettore dava 0, ma che in poche parole vigesse questo, cioè che in poche parole il vettore fosse diverso dal vettore nullo. Infatti abbiamo detto espressamente che gli autovettori, tra gli autovettori non compariva il vettore nullo, era un vettore che dovevamo scartare. Quindi questa è una definizione completa, più completa di quella che abbiamo espresso precedentemente. Adesso vediamo in generale, quando sarà possibile farlo, come utilizzeremo, che notazione utilizzeremo per esprimere il fatto che un certo autovettore avrà ordine m, per esempio, di autovalore alfa per una certa matrice. Qualora sarà possibile nelle puntate future denominare, scrivere il nome di un autovettore generalizzato, supponiamo quindi dobbiamo scrivere, dare l'indicazione che un certo vettore è un autovettore generalizzato di ordine m e di autovalore alfa per una certa matrice A. Allora, noi abbiamo una matrice già in testa, quindi non la scriveremo nella notazione, perché tanto lavoreremo solo con quella matrice, quindi sarà tacita l'assunzione che sarà sempre riferito a quella matrice, quindi questa informazione la scartiamo innanzitutto. Dobbiamo scrivere in buona sostanza due valori, l'ordine dell'autovettore e l'autovalore coordinato. Quindi noi scriveremo molto semplicemente, qualora sarà possibile,
V per indicare un vettore e lo faremo sormontare dal solito simbolo di freccia, di emifreccia. Poi in basso scriveremo l'autovalore a cui facciamo riferimento e in alto scriveremo l'ordine di quell'autovettore generalizzato. Quindi questo sarà il prototipo di una scrittura, ovviamente solo quando sarà possibile fare e scrivere in questo modo. Se dovessi per esempio adesso scrivermi due autovettori generalizzati, entrambi dello stesso autovalore e entrambi dello stesso ordine, allora qua non potrei scrivere ovviamente uguale a questo, ma dovrei ovviamente ingegnarmi e scrivere, non so, per esempio W in alto M e in basso alfa, oppure magari indicizzare tramite dei numeri, quindi questo scrivere alfa virgola 1 e l'altro virgola 2 e così via. Ma qualora sarà possibile farlo e quando voi troverete, incontrerete una scrittura del genere, beh, io in quel momento starò esprimendo il fatto che un certo vettore avrà un autovalore alfa, un ordine M e sarà riferito a una certa matrice A. Ok, cagnacci? Nella definizione prima abbiamo fatto vedere, abbiamo trattato espressamente e da parte il caso banale, cioè dove l'ordine fosse nullo, e allora abbiamo detto che W allora in quel caso lì sarà autovettore della matrice A di autovalore alfa e di ordine 0 se e solo se W fosse il vettore nullo. Ovviamente utilizzando questa nuova notazione ci viene comodo comunque scrivere questa cosa, per esempio, se noi stiamo lavorando con un certo autovalore, potremmo scrivere che allora il vettore nullo lo potremmo scrivere come vettore sormontato dal simbolo di emifreccia, l'autovalore alfa e l'ordine ovviamente 0. Poiché comunque questa scrittura apparirebbe comunque superflua da un certo punto di vista, perché alfa potrebbe correre liberamente, quindi potremmo pure prenderci la briga di scrivere il vettore V sormontato dal simbolo di 0, che ovviamente non è un esponente perché non avrebbe senso, ma è solo un indice per farci capire che noi stiamo comunque parlando del vettore nullo in quello specifico contesto.